Ok, buongiorno a tutti. Dicevo grazie per questo tempo, ecco, che ci stiamo dedicando per questa iniziativa Italian Open Lab, iniziata più di un anno fa, direi, con l'intento di stimolare appunto un dialogo costruttivo, in particolar modo focalizzato sulla condivisione di modelli di sviluppo, di ricerca in ambito universitario, in ambito industria della difesa, in ambito forze armate e a protezione, ecco, a valorizzazione soprattutto delle start-up in Italia. Quest'idea, diciamo, nacque perché mi resi conto, una volta divenuto sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore, che magari c'erano delle forti realtà anche industriali che avevano a disposizione. Hanno a disposizione risorse, uomini per sapersi muovere, ecco, nella giungla della tecnologia. Ci sono invece realtà più piccole, piccole e medie imprese che hanno invece una ecco, maggiore difficoltà anche a sapere a chi devono bussare alla porta, quale porta bussare per avere delle semplici risposte. Quindi stiamo cercando di mettere in un percorso che va avanti da oltre un anno e mezzo, che poi ahimè si è stoppato fisicamente causa emergenza Covid, ma che oggi riprende ufficialmente. Stiamo appunto cercando di mettere sullo stesso tavolo università, piccole e medie imprese e direttamente i vertici delle nostre forze armate, che poi sono coloro nei quali dobbiamo, ecco, fornire la migliore tecnologia per far sì che possano essere garantite tutte quelle capacità e messe a servizio del paese. In questo, diciamo, anno e mezzo sono stati fatti già diversi seminari Italian Open Lab, caratterizzati su alcuni domini specifici. In particolare abbiamo fatto quello cyber, quello spazio, quello marittimo. Oggi ci occuperemo in particolar modo del dominio terrestre, quindi nostro primo e principale ospite è il capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano, il generale Salvatore Farina, al quale cedo subito la parola per un'introduzione. Grazie onorevole sottosegretario, la ringrazio a nome di tutto l'esercito per questa importante opportunità che viene data non solo a noi, ma anche al mondo universitario, al mondo dell'industria, della ricerca, al mondo accademico, per questo confronto, questo scambio di informazioni, di esperienze e poi anche viatico per cooperazioni e collaborazioni non future. Soltanto, ma che, come dirò poi, sono in atto. Bene, allora partiamo visto che oggi è la parte del dominio terrestre, io volevo sottolineare proprio come sia importante e sempre di assoluto rilievo questa dimensione, e quindi è importantissimo andare a vedere quali sono poi tutti i vantaggi che il sistema difesa può trarre da un ammodernamento di questa componente che è fondamentale. È fondamentale perché nonostante il fatto, e questo credo che sarà riconosciuto ancora di più nel futuro, nonostante il fatto che ci siano stati affiancati ai classici domini terrestre, marittimo, aereo, poi quello spaziale o prima ancora quello cibernetico, e quindi si è allargato gli attori, certo, i parametri sono tanti, però. Dobbiamo dire una cosa importante, attenzione che i conflitti, le crisi si generano e si risolvono laddove c'è l'uomo, laddove c'è diciamo, l'umanizzazione, l'urbanizzazione, la presenza o l'attività umana. E quindi su questo io condivido l'approccio multidominio, da sempre faccio un esempio, da sempre se andiamo anche nelle attività operative della Desert Storm, tanto per tornare a 30 anni fa circa, ebbene lì c'è stata una grandissima campagna aerea, una grandissima campagna di intelligence. Allora non c'era ancora la cibernetica, ma sicuramente era importante tutto quanto, però poi dopo per scalzare e risolvere, eccetera, tutta quanta quella era, diciamo, l'invasione del Kuwait. Allora, beh, c'è dovuto intervenire una forza, sì, che era Interforce, però poi dopo alla fine, diciamo, fisicamente sono entrate le unità dell'esercito. Questo non significa che dappertutto sarà sempre così, però significa che laddove c'è l'uomo che ha fatto creare o ha creato, generato delle crisi o delle insicurezze, poi lì ci saranno le unità dell'esercito e delle forze terrestri in generale, poi coadiuvate da tutti quanti. Questo non è un monopolio, ovviamente, ma dico bene il multidominio, però rimane il dominio terrestre un dominio
assolutamente fondamentale. E gli scenari futuri, come vediamo, dicono questo. Guardiamo intorno alla penisola italiana, ci sono aree di grandi crisi, insicurezze che ogni giorno vi è più, ci sono nuovi conflitti. Pensare all'ultimo del Nagorno-Karabakh, diciamo, tra azeri e armeni, tanto per essere proprio diciamo, più aggiornati. Però dobbiamo vedere tutto ciò in un sistema dove poi interviene anche quello che pochi giorni fa è stato definito uno shock epocale, come lo è la pandemia del Covid-19 e che sta investendo tutto il mondo, in particolare ancora di più in questi giorni la parte della nostra carissima e importante Europa. E quindi ritengo che una forza terrestre bene organizzata non debba essere costituita soltanto in senso classico, convenzionale, certo servono e come anche i carri armati, i meccanizzati, le artiglierie, però serve anche l'esplorazione, serve tutta la sensoristica, serve l'abilità di contrastare i nuovi fonti di offesa tipo i droni, quindi operare nell'ambiente counter US, serve essere capaci di difendersi e anche di trattare tutti i rischi e le minacce nel dominio cyber, serve essere all'avanguardia nell'intelligenza artificiale, nell'utilizzo dei sistemi non pilotati anche e soprattutto sul terreno e in mezzo ai centri urbani, così come tutte le reti di comando e controllo digitalizzate che danno una velocità delle azioni e una chiarezza diciamo, della sorveglianza del campo di battaglia veramente importante. Quindi su questo noi abbiamo già agito, numerò ancora pochi minuti, abbiamo già agito in questi anni proprio cercando di andare incontro chiaramente prima alle nostre esigenze, poi dopo siamo stati aderenti, a gennaio scorso è stato pubblicato il concetto strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dove parla di digitalizzazione, dove parla di interventi interforze e tutto quanto, però io dico, noi il centro di eccellenza Counter Mini Micro APR a Sabaudia l'abbiamo già costituito da circa 2 anni, così come la simulazione addestrativa che utilizza molti concetti di simulazione e di verifica anche dal punto di vista, diciamo, proprio simulato dei confronti e delle attività di confronto, scontro, warfighting. Il reparto sicurezza cibernetica, che è una realtà che lei, onorevole, ha già avuto modo, credo, di vedere, più lo sviluppo della capacità di comando e controllo delle nostre unità, con unità mobili, con collegamenti satellitari, con l'utilizzo anche in futuro di microsatelliti. E proprio in questi giorni, mi pare giorno 28 o 29, 29 ci sarà l'avvio della sperimentazione di tecnologie robotics e autonomous system a Cesano, con interventi dell'esercito, dell'università, dell'industria e della ricerca italiana. Quindi c'è uno slancio enorme su questo, e chiaramente noi siamo all'avanguardia e vogliamo trainare questo concetto, perché c'è molto da fare proprio in questo settore. Noi giovedì eravamo al poligono di Torre Veneri, una esercitazione, la Steel Storm, con le forze armate catarine, era presente il capo di Stato Maggiore della Difesa, erano presenti autorità straniere, capi di Stato Maggiore e il mio collega catarino, abbiamo visto quanti sensori comprende, era un complesso a livello compagnia più, quindi con alcuni carri armati, alcuni freccia, alcuni altri mezzi, dei mortai, e c'erano truppe collegate anche a 250 chilometri. Abbiamo visto quanti uomini sul terreno, naturalmente, ognuno dotato di un proprio sensore, e il comandante della brigata, in questo caso, che gestiva l'esercitazione, aveva su un quadro la situazione in real time. Noi vedevamo con gli occhi sul terreno, dall'osservatorio, e sul quadro dove stavano i nostri mezzi e dove venivano segnalati quelli avversari. Contemporaneamente c'era un Raven che volava e ci diceva, dietro le retrovie dell'insurgency, che c'era come forza opposta, che cosa c'era. Quindi è veramente diciamo, uno slancio di attività che non è soltanto sulla carta, non è di studio, ma è adesso di consolidamento sperimentale anche sul terreno, e anche, se posso dire, di introduzione di nuovi materiali che noi abbiamo già sperimentato e provato. Quindi
Si tratta di un presente importante, di una realtà in via di sviluppo altrettanto importante e di un futuro che poi noi abbiamo prefigurato in quel documento Future Operational Environment del 2035, presentato a dicembre 5 dell'anno scorso, sul quale noi stiamo andando avanti, cioè su ogni linea di quel documento, chiaramente potrà essere aggiornato, ma stiamo attuando una collaborazione vera, concreta, con centri di ricerca, università e soprattutto l'industria nazionale. E questo diciamo, mi fa dire che, come posso, lo dirò anche domani, ma dico domani in sede di commissione, l'esercito è un faro di innovazione tecnologica, ancor più perché abbiamo ancor più bisogno di altri, ma ci stiamo già muovendo e sono delle occasioni ghiottissime e importantissime per fare un salto anche di contributo alla tecnologia e a tutto lo sviluppo, anche per uso non militare, di queste tecnologie che serviranno anche per l'automotive, serviranno per il controllo a distanza, per le emergenze, ma anche per far sì che la nostra Italia, il nostro sistema industriale economico possa essere sempre più all'avanguardia rispetto a quelli che sono sia i nostri oppositori potenziali e sia anche quelli che sono i nostri paesi amici e alleati. E quindi con questo diciamo così introduzione, con l'auspicio che tutti quanti coloro che saranno relatori oggi, dagli esimi professori ai nostri ufficiali o diciamo altre maestranze, ingegneri e altri diciamo, onorevoli che poi si succederanno, il dibattito mi auguro sia il più aperto possibile, perché dobbiamo parlare di cose concrete che sono in atto oppure di cose che possiamo fare, e noi siamo pronti affinché questi open lab siano veramente apertissimi e floridi di nuove iniziative a favore della difesa, a favore dell'esercito. Onorevole, io ho concluso e chiaramente sono contentissimo anche di seguire per quello che potrò diciamo l'evento. Mi allontanerò alle 10, c'è un altro impegno, però saluto calorosamente tutti quanti, saluto anche, ho visto il generale Cuoci che era in onda tra gli altri, tutti i professori che sono in ascolto, grazie a tutti quanti per il contributo che tutto il paese e la classe dirigente e tutti coloro che sono vicini all'esercito ci stanno manifestando. Grazie molto. Grazie generale Farina per questo importante, direi completo contributo. Sicuramente domani avremo modo di seguire anche la fondamentale audizione in Parlamento, in Commissione Congiunta Camera-Senato, ecco, dove sicuramente anche parte di quanto detto oggi sarà all'interno di quell'importante consesso. Io saluto tutti gli ospiti presenti nella sala degli stemmi della Scuola di Applicazione dell'Esercito Italiano e voglio, prima di cedere la parola al prossimo importante autorevole relatore, ricordare, per introdurlo, non a caso che, l'ho detto anche altre volte, il generale Farina ovviamente per il ruolo che ricopre, ecco, non è meno tenuto a dirlo, ma mi fa piacere sottolineare che è anche un ingegnere elettronico, per cui con questo assist cedo la parola al professore Stefano Paolo Corniati, vice rettore alla ricerca del Politecnico di Torino, e ringrazio il Politecnico, un'eccellenza italiana, per la partecipazione a questo consesso che rende, come dire, il tutto molto molto più importante. Prego. Grazie sottosegretario, grazie generale per questa introduzione. È una giornata per noi davvero importante perché di fatto va a saldare ancora di più i legami che il nostro Politecnico hanno con tutte le attività che sono legate all'attività del nostro esercito. Porto i saluti del Politecnico di Torino, in particolare del rettore, degli organi di governo e di tutti i direttori di dipartimento. Dico proprio di tutti i direttori di dipartimento perché, come ha ben sottolineato lei, sottosegretario, e poi tema ripreso dal generale, sempre più siamo di fronte ad un approccio che è multidisciplinare. Questo di fatto
fa sì che il nostro Ateneo sia impegnato con tutti i propri dipartimenti e con tutti i propri centri interdipartimentali a supporto di questa traiettoria di innovazione tecnologica che vede nell'esercito italiano uno degli elementi fondamentali di evoluzione della ricerca applicata del nostro paese. Avete ben detto che le tematiche variano su tematiche che sfiorano aspetti che sono più propriamente legati alla intima definizione dei nuovi materiali fino alle nuove traiettorie prospettive del mondo digitale. Quindi un complesso di attività multidisciplinari che come Ateneo e con grande gratitudine mettiamo a servizio del Paese, mettiamo a disposizione dell'esercito in modo tale da rispondere, come ben sottolineava il generale, rispondere a queste sfide che di fatto la nostra società nella sua generalità ci sta ponendo. Quindi nel ringraziare per questa grande opportunità ribadisco la piena disponibilità dell'Ateneo nell'essere pienamente allineato a quelli che sono i desiderata, le istanze, gli stimoli che vengono da questo tavolo. Grazie, grazie mille professor Corniati per il contributo, per il saluto. Ovviamente ricambio i saluti al rettore e tutta la dirigenza del Politecnico. Ecco, oggi sono dispiaciuto che sono qui fermo perché avrei dovuto appunto essere lì con voi, sarei dovuto essere lì con voi anche fare la visita alla scuola di applicazione dell'esercito, ma sicuramente non mancherà in tempi ecco, più opportuni. Io cedo la parola al professor Mauro Belardocchia, ordinario di meccanica applicata del Politecnico di Torino. Prego professore. Allora, grazie davvero per questa occasione che date, come diceva bene il professor Corniati, per rinsaldare dei rapporti che sono storici, ma sono storici e vissuti nel concreto quotidiano. Inutile dire che questa sede, come tante altre del Politecnico, trasudano proprio questa relazione che va avanti da prima dell'Unità d'Italia, sostanzialmente, con delle ricadute che a me piace sottolineare immediate sui nostri studenti. Noi come università abbiamo fondamentalmente due missioni essenziali, la didattica e la ricerca, con ricadute nel trasferimento tecnologico, la cosiddetta terza missione, ma in realtà tutto questo serve per rispondere a un bisogno vero del Paese di avere nuove generazioni aggiornate ai tempi e in grado di portare il nostro Paese fuori soprattutto dai confini con un livello di conoscenza il migliore possibile. In questo senso, dunque, noi come Politecnico, oltre che ovviamente curare quello che molto bene ha detto il vicerettore prima, facciamo alcune cose specifiche che qui riassumo nella relazione dell'oggi e del domani con l'esercito in particolare. Sulla direzione della formazione, noi oltre ad avere una collaborazione da sempre con il Comando Formazione e Dottrina per la formazione degli ingegneri militari, noi abbiamo risposto a una esigenza che ci è stata posta dalla Forza Armata di aggiornare anche il livello post lauream degli ufficiali ingegneri e degli specialisti dell'industria nell'ambito in particolare dei veicoli speciali. Con questa linea di condotta metodologica, dove si intuisce che ci sarà un'esigenza, ci si muove per tempo in modo da riuscire a soddisfarla. E quindi noi sono oramai 10 anni che alterniamo edizioni di questo master in veicoli speciali che adesso è in elaborazione come quarta edizione e che mi fa piacere dire essere uno dei pochi master di questa natura, almeno che si sappia, disponibili nel campo della NATO fondamentalmente. Abbiamo notizia di un'analoga iniziativa negli Stati Uniti e di iniziative settoriali sulla formazione
per alcuni aspetti, ma una visione multidisciplinare e quindi che metta insieme le esigenze meccaniche, le esigenze elettroniche e quelle delle comunicazioni, pare che effettivamente noi siamo uno dei pochi paesi a essere riusciti a strutturare. Ci siamo riusciti perché esiste da sempre questa fiducia istituzionale tra un grande corpo dello Stato, che è il Ministero, che poi che è la Difesa, per farla breve, e un altro corpo più piccolino, ma abbastanza dinamico, che è l'università. L'esito di questa formazione ha sempre cercato di soddisfare le esigenze operative. Dunque, per quanto noi siamo amanti della, così, della innovazione, delle cose anche talvolta meno immediate, abbiamo cercato di rispondere alle esigenze che venivano poste esplicitamente dai reparti. Per fare questo, ovviamente, non sono sufficienti gli accademici, che fanno un mestiere diverso, ma la collaborazione stretta, 50 e 50, posso dire, tra gli ingegneri militari e gli ingegneri delle università e gli ingegneri dell'industria, ha portato a individuare chiare esigenze, delle metodologie e delle possibili soluzioni. Questo del master è uno degli aspetti che caratterizza l'alta formazione che noi percorriamo. Abbiamo poi delle esperienze specifiche di valore anche qui nel campo dei dottorati di ricerca. E tutto questo realizza quell'humus utile nel quale far ricadere la formazione dei nostri studenti. La formazione dei nostri studenti definendo, ad esempio, attività di tesi di laurea che si sa che potranno essere importanti tra qualche mese. Importanti, di nuovo, con grande concretezza, non importanti solo per fare una pubblicazione talvolta, ma importanti proprio per portare sul campo operativo la conoscenza migliorata di giovani che sono predisposti in questa maniera a lavorare in quel contesto. Il secondo contesto nel quale noi operiamo segnatamente, la seconda direttiva, è quella della ricerca. Grazie alla collaborazione fattiva con il Ministero della Difesa e in particolare con l'Esercito, il Politecnico di Torino ha avuto l'opportunità di essere coinvolto in potenziali temi di interesse e a seguito di questi coinvolgimenti sono scaturiti dei progetti nazionali di ricerca militare, che il più delle volte sono stati fatti tra università e industria. Tra università e industria, con sempre la linea guida eseguita dagli end users, quindi dai governativi, dai militari, in modo che di nuovo queste iniziative non fossero a sé stanti. Su questa buona base, e termino con questo intervento, abbiamo abbiamo in realtà sostenuto il Segretariato Generale della Difesa in un'iniziativa che io ritengo importante per questo Paese, che è quella della costituzione dei gruppi tecnologici integrati. Lo dico in maniera molto franca, come sta intorno a questo tavolo come metodologia. Mi pare che sia, anzi, credo che sia proprio la prima volta che un'istituzione del Paese, il Ministero della Difesa, chieda esplicitamente attraverso delle call, quindi con un processo di massimo coinvolgimento e disponibilità, la definizione, la esplicitazione formale di un pool, di un gruppo di professori che risponda al seguente quesito. Domani mattina o oggi, se l'Esercito e più in generale la Forza Armata dovesse avere bisogno di competenze accademiche nell'ambito di land, air, space, naval, cyber, human factors e 11 settori, bene, ci dite di grazia quali professori possiamo avere immediatamente come punti di contatto. Questa cosa, che è ovvia ed è realtà praticata
presso altri paesi di primo livello come l'Italia, da primo livello dal punto di vista proprio della capacità di mettere conoscenze e fattività concreta insieme al servizio delle esigenze, bene, questo tipo di cosa in un tempo veramente minimo, secondo me, in pieno lockdown, ha determinato quello che potremmo definire, almeno io lo definisco con parole mie, come un reparto ausiliario di accademici che nella misura del centinaia di specialisti su tutto il territorio nazionale, in virtù del principio che c'è un'esigenza nazionale e c'è una intelligenza che è distribuita equamente nell'intero nostro stivale italiano, bene, in questo contesto noi a questo punto ci siamo immediatamente resi disponibili come Politecnico di Torino, definendo i nostri 11 professori di riferimento, lo stesso hanno fatto altri Atenei in maniera limpida, in maniera alla luce del sole, creando così le basi, secondo me, perché nel momento in cui, prima o poi, presto probabilmente, si apriranno i bandi di ricerca internazionali, soprattutto europei, nell'ambito dello European Defence Fund, noi avremo come paese la possibilità di intervenire laddove occorra e ben coordinati da chi ha il quadro d'insieme, cioè i militari e il Ministero della Difesa, ma di intervenire ponendo così l'Italia in una condizione come minimo non inferiore a quella di altri. Io ritengo che questo sia molto positivo, perché poi nella quotidianità dà modo a noi universitari di fare un altro, terzo mestiere meno dichiarato ma non meno importante, che è quello di essere leganti di iniziative che altrimenti con difficoltà riescono a essere fatte, in nome di un principio elementare. Il corpo degli universitari è quello e nello Stato dovrebbe guardare e guarda nella realtà il più lontano possibile. Allora, concretamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che se a noi professori capita di capire, grazie alla collaborazione quotidiana, che l'esercito ha un'esigenza, cerchiamo di chiamare attraverso le nostre reti molto concrete quelle aziende piccole e medie che ovviamente, come diceva molto bene il sottosegretario, hanno maggiore difficoltà a essere non ascoltate, non è vero, l'ascolto, la mia esperienza dice c'è sempre, ma essere immediatamente inserite in un modo di operare più vasto, più ampio. Allora, ecco perché la formazione assume un senso, sono humus che si creano, la ricerca assume un senso, sono opportunità che sono sul tavolo, ma bisogna mettere insieme, e non sempre si ha una conoscenza di dettaglio, di realtà di grandissimo valore, che a noi, per le nostre reti complementari a quelle della difesa, possono apparire invece immediatamente da portare. In questo senso mi è sembrato logico coinvolgere in questa giornata la Danisi Engineering, perché noi, grazie al fatto che vediamo da loro dei simulatori dinamici che vengono utilizzati benissimo per applicazioni civili, abbiamo sviluppato immediatamente il coinvolgimento di nostri laureandi su quei temi. Sappiamo già che avranno possibilità in ambito civile, può darsi che quelle iniziative diano quella base utile per sostenere l'impegno militare. Allo stesso modo, sapendo che ci sono veicoli di notevole pregio che vengono fatti dalla ARIS, mi è sembrato logico invitare questa azienda, proporre evidentemente, perché gli inviti sono stati collegiali, ma comunque proporre il loro coinvolgimento, e ci crediamo talmente a questo che quando ci sono stati dei nostri tesisti aspiranti che hanno chiesto temi, li abbiamo mandati lì, questa volta portando noi in un contesto che è tipicamente già pronto per l'aspetto militare, temi quali gli autonomous, la sensoristica, le comunicazioni, al punto tale che, grande soddisfazione per quanto riguarda noi del Politecnico, uno dei nostri neolaureati è stato appena assunto, tutto sommato in pieno lockdown, mi sembra un bellissimo messaggio con il quale fermo il mio intervento. Grazie. Grazie mille per
direi, bellissimo intervento, ha messo sul tavolo importanti concetti, ha descritto benissimo quello che è il modello, direi, virtuoso che applicate voi con le altre istituzioni, che a mio avviso dovremmo mano a mano diffondere, ecco, su tutto lo stivale, perché non ovunque, non in tutte le università magari le cose funzionano in questo modo, e quindi ecco, lo sforzo anche delle autorità politiche è quello di provare a sensibilizzare quanti più luoghi possibili. Mi è venuto, io poi prendo appunti come sempre ogni volta che partecipo a consessi del genere, sia che sono io invitato come relatore, sia che sono in primis ad organizzare, e mi è venuta voglia, non lo nascondo, di partecipare a questo master in veicoli speciali. Davvero non mi aspettavo che arrivassimo anche a questo, ed è una cosa bellissima. Io sono veramente veramente felice e soddisfatto, e cedo subito, lascio la parola al generale Paolo Giovannini, che saluto con affetto, direttore di armamenti terrestri e capo del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito Italiano. Io, quando ho a contatto gli ingegneri delle nostre forze armate, ecco, sono sempre, da ingegnere, particolarmente felice. Prego. Grazie, onorevole sottosegretario. Buongiorno a tutti gli intervenuti. Come sono stato appena introdotto, sono il tenente generale Giovannini e assolvo l'incarico di direttore degli armamenti terrestri e, vista la mia anzianità di età, quella del capo del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito. Per definire meglio il quadro del mio intervento, è opportuno che faccia prima una rapida disamina di quelli che sono i compiti che la legge, cioè il COM e il TUOM, danno, e il decreto di struttura danno al Corpo degli Ingegneri e alla direzione che dirigo. I compiti della direzione armamenti terrestri sono sintetizzabili nelle funzioni di approvvigionamento dei materiali, nella loro omologazione, nell'assicurazione del loro utilizzo in efficacia e sicurezza per tutto il periodo della vita tecnica e, oltre a questo, nel controllo della configurazione e nell'emissione delle pubblicazioni. Detta così sembra una dichiarazione di guerra, in realtà è un compito immane che va, come diceva il professor Caneva, dalla culla alla tomba, o qualcuno dice dalla culla alla culla, secondo che i sistemi siano reimpiegabili. Io non sono molto tifoso dei sistemi di dual use, perché di solito il dual use funziona male a fare tutte e due le cose. Ci sono delle cose dual use, ma i sistemi militari sono tali e devono essere tali perché devono essere efficaci, efficienti. Come ebbi a lamentare durante una presentazione che feci all'allora comandante logistica, purtroppo le forze armate nella Costituzione sono pressoché assenti. Nel senso che la Costituzione ci cita verso l'articolo 100 dicendo che le forze armate devono informare la loro struttura al clima democratico della Costituzione stessa e della Repubblica. Purtroppo la Costituzione, che è meravigliosa, penso che migliore della nostra ci sia solo quella del 1848 della Repubblica Romana, ma è stata scritta nel 1946, in un periodo, come dire, molto buio per quella che era il nostro paese, sotto occupazione, quindi non si poteva neanche dire e fare alcune cose. Purtroppo la Costituzione dimentica di dire che le forze armate, come le forze di polizia e i carabinieri, devono essere efficienti, efficaci e addestrati. E questo è un vulnus che spesso ci condiziona, perché pretendere l'efficienza senza concedere l'addestramento a volte ci limita fortemente. Quali sono le attività del Corpo degli Ingegneri? Sempre la legge fondamentale, il COM, lo dice al Corpo degli Ingegneri. Sono il procurement, cioè la definizione dei requisiti tecnici atti a soddisfare i requisiti operativi, la definizione dei contratti e dei relativi capitolati tecnici, ma poi anche l'omologazione e la sperimentazione, il controllo della configurazione e l'emissione delle pubblicazioni, che fanno parte del controllo della configurazione anche se molti lo ignorano, la progettazione dei sistemi, la revisione dei sistemi,
Poi ci sono altri compiti, perché ci chiamiamo corpo degli ingegneri, ma io sono nato nell'81 come corpo tecnico, che meglio definiva, c'è la salvaguardia del territorio, ci sono le attività del geografico e del cartografico e ultime, ma non ultime, sono entrate la cyber defense e lo spazio. Quindi il corpo degli ingegneri dell'esercito si occupa di tutte queste cose e di un'altra cosa che non ho detto. Si occupa anche degli elicotteri, perché il sottoscritto è stato per 9 anni ad Armaereo ed è quello che ha comprato praticamente tutto quello che sta volando adesso sotto matricola militare, con l'esclusione dell'NH90. Lì le mani non ci ho messe. Quindi è veramente un compito veramente ampio e arduo, soprattutto perché siamo proprio pochi. La Direzione Armamenti Terrestri dovrebbe avere un organico di 305-306 persone, uguale a quello di Armaereo, ma Armaereo si occupa di una quarantina di sistemi d'arma, Terrarma di 10 volte tanto. E la forza effettiva a oggi è meno di 180. Soprattutto paghiamo l'esodo del personale civile che non è mai stato rimpiazzato. Copriamo qualche buco con militari, ma non tutto si può fare. Fine delle lamentele, passiamo alla parte propositiva, perché non sono venuto qui a piangere, ma doveva essere un quadro. Più di 90 anni fa, un signore che si chiamava Heinz Guderian, considerato il fondatore delle forze corazzate occidentali, parlo di quelle occidentali perché dovremmo parlare dei russi ma non c'è tempo, che durante la Prima Guerra Mondiale, pur essendo Fante, aveva servito come comandante di una stazione radio di alta potenza, e probabilmente quello gli salvò anche la pelle perché stava nelle retrovie, teorizzò che le forze corazzate dovessero essere connesse con un sistema radio, e in effetti quando cominciò la Seconda Guerra Mondiale uno degli atu che i tedeschi riuscirono a mettere in campo fu la possibilità che avevano di collegare tutti i mezzi corazzati con le radio. Alcune solo riceventi, ma erano tutti collegati, cosa che i francesi e gli inglesi non avevano. E nel maggio del 1940 fu uno degli atu che i tedeschi riuscirono a giocare per poter vincere. Quindi una innovazione tecnologica giocata al momento giusto, che ha dato la superiorità su quello che era l'avversario, che non stava messo così male dal punto di vista qualitativo, semplicemente forse non sapeva bene come usare questi nuovi mezzi. Perché questo cappello storico? Perché un sistema d'arma moderno non deve garantire soltanto la mobilità, la precisione, l'efficacia del tiro e la protezione di coloro che sono a bordo, ma deve mantenere tutte quante quelle possibilità di comunicazione, quello che definiamo C4 ISTAR, cioè comando, controllo, computer, comunicazioni. Inoltre, attualmente deve, il Capo di Stato Maggiore ha parlato di come una forza annecchizzata può fornire completamente le informazioni dal comando verso chi opera e da chi opera verso il comando. Questo significa avere una connettività, cioè avere una rete campale a cui noi siamo abituati perché andiamo in giro col telefonino che ci connette. In campo militare la rete ce la dobbiamo costruire mano a mano che ci muoviamo, perché ragionevolmente stiamo operando in un ambiente deteriorato. Ma anche garantire la sicurezza delle comunicazioni e assicurare l'affidabilità e la manutenibilità dei sistemi. Quindi non si tratta di prendere 4 ruote, un telaio, un motore con sopra un cannone per andare da qualche parte, si tratta di qualcosa di più complesso. 2 settimane prima dell'esercitazione che citava il Capo di Stato Maggiore, ero a Torre Venere anch'io con il Capo di Stato Maggiore e con metà della Commissione Difesa, e il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha portato la Commissione Difesa a spasso di un posto comando mobile
che ripeteva le stesse informazioni che generava il posto comando di brigata. Il tutto supportato da una comunicazione satellitare e con le informazioni che andavano dalle truppe che andavano in movimento al comando, ripetute anche sulla famosa torre d'osservazione. Sulla torre d'osservazione, peraltro mescolate con l'altro sistema che citava il capo di SME, e cioè il SIAT, che faceva da arbitro del combattimento. Cioè, ovviamente in quella situazione tutto veniva sparato a salve. Come fai a definire se gli azzurri stanno battendo, come è auspicabile, il partito arancione? Ci sono dei sistemi ad hoc. In America c'è un grandissimo poligono dove con il MILES si può esercitare fino a livello brigata, dove le brigate che devono andare fuori area vengono preparate. Normalmente è una brigata contro un reggimento di aggressor che è equipaggiato con sistemi russi. Ovviamente vince il reggimento di aggressor perché loro conoscono il terreno molto meglio della brigata che è lì in esercitazione. Questo per spiegare la complessità di quello che è il mondo che gira intorno ad un sistema militare. A questo ovviamente devo aggiungere quello che ha suggerito il capo di SME, i sistemi di osservazione, i microsatelliti, tutto quello che permette a un comandante di agire con efficacia ed efficienza e prontezza. Qualcuno dice che Napoleone a Waterloo ha perso perché il suo capo di Stato Maggiore, solito, era stato buttato fuori da una finestra, si era sposato una duchessa tedesca e non poté partecipare alla battaglia di Waterloo. Per cui quello che l'ha sostituito, quando Napoleone dice «Ma hai detto a quel corpo di avanzare?» «Sì, ho mandato un portaordini». E Napoleone gli rispose «Il tuo predecessore ne avrebbe mandati quattro». L'efficacia e l'efficienza dell'azione di comando e controllo è un valore assolutamente da ottenere e da conservare, perché dà veramente una mossa in più. C'era una serie di oggetti che in questo momento, sia nell'ambito delle forze medie, delle forze pesanti e delle forze, le forze leggere, Terrarm sta portando avanti con la collaborazione ovviamente dello Stato Maggiore, e sono tutti LM2NEC, di cui ho firmato l'omologazione IOC il 2 ottobre ultimo scorso, il VTLM Light che dovrà cominciare le prove di omologazione tra 3 mesi, ci sarebbe anche un NEC diverso che comincia l'omologazione adesso, c'è la Blindo Centauro 2 che è stata omologata nella sua versione iniziale qualche tempo fa e che adesso, portata ad un livello di protezione superiore, sta finendo le prove e tra qualche mese sarà omologata alla cosiddetta definizione FOC, cioè Full Operational Capability. In più c'è in ballo un VBM Evo che non si sa se andrà avanti al momento. E poi quello che chiamiamo il retrofit del carro ariete, che in realtà significa riportare il carro ariete, che purtroppo ha più di 20 anni, ad un livello paragonabile con gli altri MBT che sono sul terreno oggi. E ultimo, ma non ultimo, vorrei citare il VTMM posto comando, che ha tanto impressionato sia il capo sia la Commissione Difesa, perché sarà il mezzo con cui il comandante di brigata, ma anche il comandante di reggimento, secondo quelli che sono gli intendimenti del capo di SME, può utilizzare come comando avanzato mobile. Quindi il risultato di tutta questa attività è innovazione, sperimentazione, omologazione, approvvigionamento, e la conclusione è personale selezionato e specializzato. Personale istituzionale specializzato che a un certo punto della sua vita dovrà cambiare mestiere, perché dalla sperimentatore dovrà andare a fare l'approvvigionatore. Vado al nocciolo dell'alzata pallavolistica che l'ha fatto il professor Velardocchia, della sinergia consolidata con il mondo universitario, che c'è sempre stato.
Come ricordo a tutti quanti, la carta intestata del Ministero della Difesa e quella dell'Università della Sapienza è la stessa, c'è scritto Repubblica Italiana. La Sapienza sopra ci ha messo lo stemma della Sapienza, ma sorvoliamo su questi dettagli. È questo il modo di affrontare il problema. Repubblica Italiana e tutto quello che ne consegue. Quindi assoluta sinergia. Cosa già si fa con l'università? Formazione magistrale ed individuazione delle tesi di laurea magistrale. Prima con l'Università di Modena, adesso con lo sdoppiamento triennio-biennio e poi col Politecnico di Torino. Questo a favore degli ufficiali del Corpo degli Ingegneri provenienti dall'Accademia, che mediamente sono meccanici, elettronici, civili e telecomunicazioni. Diciamo sono quelli a lunga gittata, perché per tirare fuori un ingegnere di questi lo Stato ci mette 6 anni. Poi ci sono in nomina diretta, che invece con il Politecnico fanno la parte di specializzazione insieme a coloro che vengono dall'Accademia. E per questa fase di specializzazione, oltre al citato master in veicoli speciali, che è stato spezzato in due, parte meccanica e parte elettronica comunicazioni, c'è un master fatto col Politecnico di Torino, un master in ingegneria del diritto internazionale dello spazio e dei sistemi satellitari, che è fatto in collaborazione con Roma 2, il master internazionale sulla protezione da eventi CBRN, anche questo fatto tra il CEDLI e l'Università di Tor Vergata, il master in servizi logistici e comunicazione per sistemi complessi che è organizzato dal CEFLI e l'Università della Sapienza e il master sulla gestione degli approvvigionamenti e degli appalti organizzato con Tor Vergata. Inoltre ci sono collaborazioni dirette tra i centri universitari, le industrie e i centri di sperimentazione della Forza Armata, che sono il CEPOLISPE, che è il centro di sperimentazione corrispondente con il centro sperimentale di volo dell'aeronautica, e il CEDLI, che invece è quello che si occupa più della parte ambiente, territorio e rischi nucleari, biologici e chimici. In particolare c'è un accordo tra Politecnico di Torino e il CEPOLISPE per l'acquisizione automatizzata dei dati su veicolo fatto sulle piste del CEPOLISPE. C'è un accordo che sta arrivando adesso a conclusione con la Facoltà di Biologia, la Facoltà della Sapienza e il CETI per nuovi metodi sperimentali di bonifica del terreno, in particolare attraverso funghi, liberare il terreno da metalli pesanti e altre sporcizie in generale è uno degli sforzi più grossi che il mondo deve fare per ripulire aree contaminate, e questo è veramente dual use, perché vale sia per il campo militare che per il campo civile. L'ultimo è un'attività di modellizzazione del sistema suolo veicolo che ho cominciato, fece un accordo quadro con l'Università La Sapienza e che ancora non è arrivato a compimento. E in più c'è una piccola cosa che stiamo facendo con il Politecnico di Torino ed un'altra ditta che non è qui presente, con le Goriziane, riqualificazione del carro gittaponte. Nel momento in cui non c'è più una ditta responsabile di sistema, e quando non c'è una ditta responsabile di sistema, il responsabile di sistema, ahimè, sono proprio io e non un altro, ho messo su un team fatto con il Politecnico di Torino, a cui ho presentato un progetto tecnico per la riqualificazione, perché venisse valutato. Abbiamo messo su un team tecnico per la modellizzazione e appoggiandoci a una di quelle ditte, qui ne abbiamo un altro esempio, la Aris di Torino, che è un'altra di quelle ditte che veramente sono dinamiche nel campo, per riportare il carro gittaponte alla sua classe originaria. L'ultimo, e poi mi taccio perché ho rubato troppo tempo, quelle che chiamo sinergie reverse. Non è solo l'università che dà a noi, ma siamo noi che diamo all'università. In primis la possibilità di utilizzo di risorse solo militari.
Al CEPOLISPE ci sono piste, laboratori, sale prova motori, camere climatiche, camere semianecoiche, che permettono di fare una serie di sperimentazioni che in Italia non ce n'è altro. Bisogna andare all'estero. Per fare certe cose bisogna andare in Olanda. Stessa cosa vale per il CERLI a Civitavecchia. Inoltre, a seguito del master c'è stata, e ringrazio qui il professor Verradocchia, una riconosciuta assoluta validità accademica di alcune tesi di master che, se non fosse stato per il Covid, sarebbero state presentate in convegni internazionali. E dulcis in fundo, riconoscimento da parte del mondo universitario di particolari competenze nel mondo militare. Domani andrò a fare, l'hanno chiamata Lectio Magistralis, non esageriamo, e andrò a parlare di cose che l'università non conosce, perché sono tipiche del mondo militare. È un primo passo, può diventare anche un passo più grande di scambio di conoscenze, dove ci sono le competenze tra il mondo militare e il mondo civile. Vi ringrazio per l'attenzione e del tempo che vi ho rubato. Vabbè, velocissimo. Ringraziamo il Tenente Generale Paolo Giovannini per aver in poco tempo rappresentato tutte le progettualità sulle quali l'esercito si sta impegnando. Esercito che ovviamente deve proiettarsi in tutti i domini per ovvie necessità, dicevo, e quindi dominio marittimo, vedi i lagunari che ho visitato poche settimane fa, dominio aereo con la tecnologia di elicotteri velivoli e dominio spaziale cibernetico per quanto concerne la parte delle telecomunicazioni. Dicevo, ho preso anche nota di questo dato, meno 180, sul quale poi sicuramente, sulla forza effettiva del reparto, sul quale sicuramente lavoreremo assieme per migliorare il tutto e garantire ovviamente una direzione sempre efficace e efficiente, che sicuramente il generale porta avanti e oggi ne è stata la dimostrazione. Voglio cedere la parola adesso al generale Salvatore Cuoci, comandante della Scuola di Applicazione dell'Esercito Italiano. Prego, generale. Bene, buongiorno a tutti, onorevole sottosegretario, è un piacere averla con noi, signor capo di SME e il professor Cognati, che non sono qui sulla sede di Torino. Ecco, un caro saluto da parte di tutti quanti noi e mio in particolare. Oggi onestamente l'attendavamo qui per poter trascorrere insieme una giornata e poi per poter anche verificare anche quello che la scuola applicazione, quindi la scuola ufficiale dell'esercito, ha da proporre in termini formativi. E le attività, tra il mondo universitario e il mondo militare, certamente nell'ambito di quella che è la formazione, hanno in Torino un qualcosa di formidabile, no? Basti pensare che il Politecnico è stato in certo qual modo fondato per filiazione dalla scuola applicazione e quindi nasce da una costola della scuola applicazione e restituisce in questi giorni, in questi anni, quella che è stata un po' una rapporto paternale filiale in termini anche di formazione, perché poi provvede alla formazione dei nostri tecnici, dei nostri ingegneri, e quindi questo lo si fa molto efficacemente e io come comando poi fruisco e giovo di questa collaborazione quotidiana, direi in maniera formidabile. Prego la regia di inviare un filmato, una clip che avevo preparato.
Bene, questo avrebbe dovuto vivificare un po' quanto è stato illustrato sia dal signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito sia dal Tenente Generale Giovannini, facendo vedere in termini pratici quella che è stata un'esperienza in occasione della sessione di integrazione operativa 2020 del progetto Forza NEC. Forza NEC sta per Network Enable Capability, che si è proprio conclusa il mese scorso e nel corso di attività dimostrative delle capacità del reparto sicurezza cibernetica dell'Esercito. Forza NEC in particolare è un progetto congiunto difesa industria già avviato nel 2007 con l'obiettivo di abbattere i tempi di comunicazione e di acquisizione delle informazioni. Questo da sempre rappresenta una criticità nella condotta delle nostre operazioni. In concreto si riassume in una possibilità di collegare in rete in maniera diretta e immediata ogni elemento operativo schierato sul terreno. Il salto di qualità è rappresentato dalla potenzialità di sistemi di comando e controllo net-centrici che consentono di acquisire, scambiare, correlare e utilizzare tempestivamente le informazioni. Però questo ha un suo rovescio della medaglia, che è rappresentato dalla vulnerabilità dei sistemi informatici. Per far fronte alle potenziali minacce è stato costituito il reparto sicurezza cibernetica dell'Esercito, di cui si è già fatto cenno, e che è in grado di esprimere l'intero complesso e le capacità relative al cyberspace. Questo chiaramente è importante perché questo reparto può essere impiegato sia fuori area in maniera autonoma per la difesa delle reti informatiche, delle piattaforme e dei sistemi di Forza Armata, sia sul territorio nazionale per quanto riguarda poi la protezione delle reti e i sistemi di comunicazione interforze. È evidente che non possiamo certo fermarci qui. Infatti le future operazioni militari saranno sensibilmente influenzate dalla crescita esponenziale di cosiddette tecnologie dirompenti. Questo sia dalla rapidità con cui tali tecnologie raggiungono il meccanico, dall'accessibilità per i bassi costi e quindi anche dalla facilità d'uso. E fra queste è opportuno considerare di assoluto rilievo l'impiego dell'intelligenza artificiale quale moltiplicatore dell'efficacia tecnologica. E focalizzandoci sulla dimensione terrestre, ecco, lo Stato Maggiore dell'Esercito già nel novembre del 2019 aveva pubblicato un pamphlet dottrinale che è il Future Operating Environment Post 2035. Quindi noi dobbiamo sempre guardare a una visione che è behind the line del nostro orizzonte. E quindi questo che cosa ha fatto emergere? Ha fatto emergere una necessità importante che è quella di evitare che ci sia una divergenza tra la velocità con cui muta la minaccia e il processo di adattamento nel quale l'esercito ammoderna le proprie capacità operative. Questo chiaramente è il nostro dilemma, il nostro problema attuale. Per cui se da un lato l'adozione di architetture di intelligenza artificiale avvantaggerà sensibilmente le attività tradizionali, le incertezze legate al suo impiego in campo militare sono all'origine di un dilemma decisionale per i policy maker. Solo in futuro sarà possibile comprendere appieno le innovazioni, i pericoli e i benefici connessi all'adozione di queste tecnologie. In merito già la NATO ha indirizzato da subito i framework da adottare in ambito difesa, limitando nel breve termine il gap nei confronti di quelle parti del mondo dove verosimilmente limiti legali ed etici che non sono poi propriamente rispettati, possono consentire praticamente di adottare lo sviluppo di tale capacità incondizionatamente. Quindi se da un lato l'intelligenza artificiale comporta dei benefici per la Forza Armata, dall'altro occorre mantenere una consapevolezza situazionale allo scopo di evitare scelte azzardate e conseguenze impreviste. Quindi bisogna anche bilanciare i vantaggi auspicati e i pericoli inattesi. E questo rappresenta un punto di partenza per noi tutti dell'esercito alla ricerca continua della coerenza tra pragmatismo rivolto alle soluzioni e responsabilità nell'inevitabile rivoluzione tecnologica. Attualmente le sfide che stiamo cogliendo rispetto all'intelligenza artificiale sono ad esempio le reti neurali, gli algoritmi di deep learning,
E questi sono già applicati in ambito difesa e sicurezza, basti pensare ad esempio all'elaborazione dei modelli previsionali di crimini in ambiente urbano, nell'individuazione di relazioni e rapporti tra componenti di gruppi terroristici, nella raccolta delle informazioni per così dire, per la cosiddetta insomma all source intelligence. L'esercito di oggi, operando in un ambiente caratterizzato da elevata complessità, in cui spesso la minaccia non è direttamente identificabile, ha riconosciuto la necessità di individuare una strategia pragmatica di sviluppo della forza terrestre, che partendo da quello che è stato definito, come vi accennavo prima, il Future Operating Environment Post 2035, possa nel medio e lungo termine definire gli obiettivi capacitivi necessari e realizzabili. Il documento pone particolare attenzione su una delle tecnologie che potrebbe influenzare maggiormente lo sviluppo capacitivo della forza armata, l'intelligenza artificiale e il suo impiego in sistemi robotici. I nuovi scenari, caratterizzati da minacce ibridi e spazi di manovra congestionati e interconnessi, hanno evidenziato l'importanza di osservare la tecnologia Robotic Autonomous System e le sue possibili applicazioni in medio e lungo termine, al fine di acquisire un vantaggio nella competizione e confronto con i potenziali avversari. Considerando quanto il settore della Robotic and Autonomous System sia rilevante in ambito difesa e NATO, e tenendo conto della crescita esponenziale parallela nel settore industriale e nella comunità scientifica, anche in ambito forza armata, questa tecnologia porterà dei vantaggi nel fronteggiare le sfide poste dai moderni scenari. È chiaro che bisogna costruire un ambiente collaborativo, perché questa è la vera chiave e il vero fattore di successo. L'impiego di Robotic and Autonomous System presuppone un ambiente collaborativo ed abilitante per il successo dell'intelligenza artificiale. A tal fine, l'esercito sta pianificando nell'ottica di facilitare le seguenti azioni. Affrontare costantemente le questioni etiche e legali. Questo è importante perché come paese occidentale dobbiamo porci anche il dilemma dell'utilizzo poi di questi sistemi. Sviluppare test e valutazioni appropriate per sistemi non deterministici adattivi. Analizzare il teaming uomo-macchina per dividere al meglio il lavoro tra operatori e sistemi di intelligenza artificiale. Stimolare in ambito nazionale la ricerca e l'integrazione con aziende e il mondo della ricerca per mantenersi quanto più prossimi a quel limite tecnologico di un settore che reputiamo sarà fondamentale per affrontare le sfide di domani, incoraggiando l'interoperabilità con gli alleati anche al fine di una futura capacità di esportazione. Quindi l'intelligenza artificiale rivoluzionerà la sicurezza nazionale, così come ogni ambito della vita. Questa è indubbiamente per noi un'opportunità, non soltanto per l'esercito, ma per l'intero paese. Ma solo se si potrà trarre beneficio dalle lezioni del passato e si svilupperà tale tecnologia corredata di opportuni schemi procedurali e di impiego, questo potrà avvenire. La chiave del successo sarà la creazione di un ambiente favorevole con attori istituzionali, quali il mondo della ricerca e quello industriale, e questi attori avranno la responsabilità di creare e curare nel tempo poi questo ambiente. Dal punto di vista della formazione, diciamo, come dicevo prima, le possibilità e le opportunità di cooperazione sono veramente elevatissime, anche perché il tutto parte poi da una corretta formazione. A partire da quella che è la maggiore ingegnerizzazione degli iter di studio che stiamo applicando per i nostri ufficiali, dovendo avere a che fare proprio con anche sistemi più tecnologicamente avanzati, abbiamo rivisto anche l'iter formativo indirizzandolo verso una maggiore ingegnerizzazione. Nell'ambito del cyber abbiamo partecipato anche a un contest nazionale per la prima volta come esercito e come scuola applicazione. Era la prima volta che ci affacciavamo anche a questo mondo con i nostri studenti e abbiamo praticamente messo un piede anche nell'ambito di quello che è il contesto nazionale del mondo cyber.
E in più abbiamo anche attivato vari contest, nel vero senso della parola, alla ricerca di idee, tra virgolette, tra il mondo dell'industria e l'università. In questo c'è stato recentemente un contest proprio sui droni, sull'utilizzo dei droni, che ha praticamente consentito con il project del contest Leonardo e poi con noi e la scuola e il Politecnico di verificare praticamente le idee applicabili in ambito droni, quindi non soltanto quelli che volano ma anche i terrestri, quindi anche dal punto di vista applicazione. Dall'idea poi nasce la possibilità di sviluppo da parte dell'industria e poi con l'università la ricerca per poi creare modelli di sviluppo anche dal punto di verifica, anche dal punto di vista scientifico. Un ringraziamento particolare poi va alle università anche perché noi siamo una voglio dire, organizzazione formidabile. L'esercito in molte occasioni ha dimostrato di essere un'organizzazione reattiva e adattiva e proprio in questi ultimi momenti, anche voglio dire negli ultimi mesi in cui abbiamo dovuto affrontare anche dal punto di vista formativo delle sfide decisamente importanti imposte dal Covid, ecco, c'è stata alla disponibilità tecnologica dell'esercito l'immediata risposta anche da parte delle università che hanno messo comunque a disposizione i propri insegnanti per continuare la didattica anche a distanza, e questo con estrema efficacia del sistema e di tutti quanti noi. Quindi un ringraziamento particolare al mondo universitario per questo e chiaramente come formatori siamo sempre pronti con l'orecchio teso a quelle che sono le innovazioni e le nuove esigenze per poter formare al meglio i nostri ufficiali. Grazie. Grazie a lei, comandante. Io spero veramente di riuscire a essere lì e di riprogrammare la visita quanto prima per toccare con mano quello che di buono state facendo e anche, come dire, respirare questa forte intesa con il Politecnico di Torino. Adesso passiamo alla parte industriale, quindi abbiamo due realtà, la Aris SPA e Danisa Engineering SRL, entrambi amministratori delegati con dei neoassunti, quindi io cederei subito la parola al dottor Giorgio Bellezza, Quater di SPA. Grazie per la partecipazione. Grazie. Buongiorno a tutti signori, intanto è un grande onore poter partecipare a questa tavola rotonda. Ringrazio sentitamente il sottosegretario per questo invito che ha voluto aprire a una realtà industriale quale l'Aris, azienda che opera sul territorio piemontese da 72 anni, da 1974 anni, da 1946 e come Aris dal 1969. Diciamo che il titolo è la cosa più importante che ha colto un po' la mia attenzione. Ci sono tre ingredienti, Italian Open Lab, intanto è scritto in inglese e quindi devo immaginare che stiamo pensando a un contesto non solo italiano ma anche internazionale. Italiano perché ci sentiamo profondamente italiani. Open apertura è un concetto direi fondamentale nello sviluppo, a mio avviso, dal mio piccolo punto di vista, del futuro delle aziende italiane. Apertura vuol dire colloquio con le altre aziende, ma anche e soprattutto con le istituzioni, perché se Aris è qua, lo deve soprattutto alla fiducia che il Ministero Difesa e gli altri ministeri per i quali l'azienda lavora ha sempre voluto conferire all'azienda. Quindi cercando quindi di ripagare con qualità, puntualità e diciamo serietà la fiducia riposta. Lab è molto interessante perché qua voglio dire lavoro, sì lavoro, ma anche laboratorio. Quindi direi oggi come stiamo vivendo dei momenti molto difficili, il governo sta cercando di fare il meglio per poter sostenere le aziende, ma direi che un sistema sicuramente ottimale è quello di creare i presupposti perché noi tra 3, 4, 5 anni sappiamo cosa dovremmo fare.
se non seminiamo oggi, domani non raccoglieremo. Quindi vengo un po' al discorso e mi unisco a quello che il generale Giovannini ha detto con una frase, diciamo, emblematica, cioè far trovare all'utilizzatore, quindi la forza armata, al momento giusto la tecnologia adeguata. È un argomento di cui Aris ha sempre sentito, diciamo, forse un po' in parte un po' troppo anticipatrice qualche volta, è molto portata verso questo obiettivo. E voglio dire questo. L'azienda vive su istanze pratiche, quindi sul lavoro. Se non lavora non può progredire pensando alla ricerca. Ma far trovare la tecnologia adeguata al momento giusto significa anche ricorrere a degli strumenti amministrativi, oltre che tecnici, adeguati alla modernità e alla complessità dei tempi odierni. Degli sforzi sono già stati fatti, ma a nostro avviso bisognerebbe lavorare anche su questo aspetto, creare un rapporto di, ovviamente basato sulla fiducia, sulla serietà, per accorciare i tempi burocratici che oggi vedono svanire la tempestività della proposta tecnica allineata, diciamo, ai tempi e alle necessità odierne. Venendo al discorso della formazione, il patrimonio delle aziende medio-piccole è il capitale umano. Il capitale umano va formato e quale miglior cosa se non quella di poter lavorare insieme all'università anche in attività di ricerca e sviluppo, facendo lavorare gli studenti neolaureandi o appena laureati con istanze pratiche di realizzazione che le aziende hanno o che il cliente, in questo caso il Ministero Difesa, ha in mente di portare avanti. Quindi è con entusiasmo che ho partecipato a questa tavola rotonda, quando con il professor Velardocchi se ne è parlato i primi tempi. Ho accettato di buona voglia proprio perché vedo una correlazione diretta di formazione e quindi progresso e attività che le aziende possono portare avanti solo se ci sono questi ingredienti messi in fila. Abbiamo, come ha detto il professor Velardocchi, ha anticipato all'origine, frutto anche di queste, diciamo, collaborazioni sono anche le intense relazioni che si stabiliscono con gli studenti e che in alcuni casi arrivano anche alle assunzioni. Tant'è che qui abbiamo con noi l'ingegner Onorati, che è un neoassunto dell'azienda proprio per lavorare nei settori della mobilità terrestre e del calcolo strutturale per i prodotti che l'azienda realizza. Quindi in sintesi rinnovo i miei ringraziamenti e do tutta la mia disponibilità, la disponibilità dell'azienda a poter dare quel piccolo contributo di una visione data da un'esperienza ultra cinquantennale nel settore, che, ripeto, è stato possibile portare avanti solo perché c'è stato sempre un intenso colloquio con l'utilizzatore finale e quindi si è fatti carico anche di sviluppi portati avanti a costi aziendali proprio per prevenire il momento della necessità. In alcuni casi hanno avuto successo, in altri casi sono stati dei meri esercizi ingegneristici, ma questo fa parte del calcolo, diciamo, delle probabilità che ogni azienda, ogni impresa che fa veramente impresa deve mettere sul campo. Quindi, inoltre, devo dire, la dimensione aziendale porta a una velocità, a una rapidità di decisione e di realizzazione che strutture più organizzate e insistentemente non possono avere, proprio per la loro dimensione aziendale. Quindi c'è un vantaggio duplice. Quindi ringrazio per l'opportunità e seguo con attenzione il discorso. Grazie. Grazie a lei. Adesso ci diamo la parola all'ingegner Vito Onorati. Io vorrei, se possibile, anche conoscere la realtà aziendale, quindi magari dopo anche dei numeri e qual è il vostro poi core business. Prego. Salve, buongiorno. Mi sentite? Ok. Sì, io sono ingegnere Onorati, mi sono laureato lo scorso luglio e
Ho effettuato una tesi sulla progettazione di una logica di controllo per la traiettoria di un veicolo cingolato bimodulare appartenente all'azienda Aris. Questa tesi ha come relatore il professor Velardocchia e ho avuto modo, grazie alla stesura di questa tesi, di conoscere una realtà aziendale grazie a un tirocinio legato a questa tesi che è partito da marzo, che è iniziato in presenza per 2 settimane e poi ho proseguito in smart working a causa dell'emergenza Covid. E in seguito diciamo, mi sono laureato a luglio, già a marzo, già durante questo tirocinio ho potuto conoscere l'ambiente di Aris, che è un ambiente che rappresenta molto bene quello di una piccola media impresa, perché soprattutto diciamo, possiamo chiamare questo ambiente serio, molto serio, professionale e soprattutto umano. Infatti credo che all'interno di questa impresa le relazioni tra persone siano i punti fondamentali e come anche si diceva precedentemente, tutta l'ingegneria, però ci deve essere anche un grande valore umano all'interno di questi ambienti. E diciamo da una settimana sono stato assunto, quindi ora sono in una fase diciamo di rodaggio, sto conoscendo l'impresa, l'azienda e sono stato inserito già da questa settimana in progetti dinamici su veicoli che riguardano anche ovviamente quello che è l'ambiente del Ministero della Difesa. Sono molto soddisfatto, sono molto contento di questa opportunità che mi è stata ricevuta e diciamo voglio anche sottolineare come questa correlazione tra il mondo accademico e il mondo dell'impresa funzioni molto bene. E ovviamente ritengo che questo sia fondamentale per creare diciamo, un tessuto produttivo e comunque di sviluppo applicato in questo caso anche a quello che è l'ambiente della difesa, comunque di qualità e molto efficiente. Grazie. Grazie a te Vito, mi permetto di darti del tu per la giovane età. E mi fai ricordare con la mia prima vita, quando io circa 10 anni fa ero in azienda e progettavo appunto opere strategiche legate al mondo della sicurezza, anche sistemi d'arma, e all'epoca però confesso non ero consapevole che poi quel mio lavoro era magari utile alle forze armate, alla difesa e quindi al paese. Quindi quello, diciamo, l'unico consiglio che mi sento di darti è sappi che ogni tuo sforzo poi è, anche se può sembrare certe volte, come dire, essere, parlo da progettista, di chi ha passato ore e ore davanti a software applicativi, ci sentiamo un po' topi di laboratorio, sappi che quegli sforzi invece sono molto molto utili al sistema paese. Io prima di passare a Danisa Engineering SRL vorrei però velocemente risentire il dottor Giorgio Bellizza, ma solo in 2 minuti, così come poi dopo l'ingegner Giacomo Danisi, per capire proprio in 2 minuti il core business dell'azienda e di che numeri stiamo parlando. Sì, grazie. Sì, in effetti non ho fatto cenni, ma proprio perché mi riservavo di mandare poi una presentazione e condividerla poi sul web. L'azienda è un'azienda di medie dimensioni, noi impegniamo 70 dipendenti, abbiamo un giro d'affari di circa, che è variabile perché lavoriamo a commessa, quindi dai 9 ai 12 milioni di euro all'anno. Siamo focalizzati su attività di produzione e manutenzione. Devo premettere che l'origine dell'azienda è come manutentori, quindi nel lontano 46 facevamo manutenzione. Poi c'è stato un progresso, no? Di crescita dovuto proprio a questo voler crescere nelle competenze che ci ha portato oggi a essere dei produttori, quindi dei costruttori di veicoli di nicchia, quindi non di grande serie ma di servizi specializzati. Nel novero degli albi dei veicoli omologati sia a livello civile che a livello militare ce ne sono parecchi di Aris, ovviamente non di grandi numeri come dicevo ma di usi specialistici.
Siamo costruttori di un veicolo, quello di cui accennava l'ingegnere Onorati, l'unico veicolo italiano bimodulare cingolato, costruito su istanze del corpo degli alpini, poi non siamo riusciti a fornirlo per diverse vicissitudini, ha visto un grande successo di utilizzo nell'ambito dei vigili del fuoco, quindi mezzo per il soccorso, ideale per il soccorso, ed è il nostro cavallo di battaglia verso i mercati esteri, dove India, Cina e Russia hanno visto, diciamo, protagonista questo mezzo, dopo che è stato, diciamo, revisionato nella sua versione anno 2015 per un uso esclusivamente civile, venendo meno, diciamo, la funzione militare. Realizziamo dei sistemi di generazione, le stazioni di energia mobile che utilizza il comparto esercito oggi sono tutte di Aris, derivanti dall'acquisizione che l'Aris nel 2009 fece dalla Alstom ferroviaria del ramo d'azienda ex Parizzi. Quindi Aris, come azienda, pur essendo piccola, investe per mantenere la tecnologia e il know-how nel territorio italiano. In questo caso abbiamo fatto un investimento considerevole acquisendo ramo d'azienda, ma che ha portato i suoi frutti e che ci sta portando delle attività per le quali diciamo, ravvisiamo per avere dei progressi nel futuro, diciamo, delle forniture, delle istanze, delle necessità anche di revisionare eventualmente dei processi di approvvigionamento che oggi penalizzano, diciamo, i programmi legandoli a delle triannualità o annualità, per cui diventa quasi impossibile pianificare e portare avanti delle attività con una certa continuità. Quindi, diciamo, l'azienda si colloca in un ambito di produzione specialistica a complemento anche dei grossi complessi industriali. Noi abbiamo collaborazioni con industrie estere europee e nazionali di primo livello, quelle che ovviamente hanno, diciamo, una visibilità internazionale. E stiamo lavorando su programmi anche antidrone con la società elettronica, per cui stiamo, qualcosa di quello che è stato un corso di sperimentazione con l'esercito c'è anche qualcosa di nostro, ovviamente come fornitori dell'azienda Design Authority. Realizziamo delle attività anche di ammodernamento di sistemi. Un sistema in cui in parto in questi tempi è appunto l'ammodernamento dell'FH70, dove Aris è vista come capocommessa in raggruppamento di impresa con la società Leonardo, ma diciamo la filiale di Edimburgo, Inghilterra. Insomma, questo in breve, però ovviamente mi rimetto, diciamo, a mandare una presentazione, anche se brevissima, perché non deve essere noiosa. E poi ovviamente diciamo, una visita è quanto mai gradita agli stabilimenti, magari non diretta ma anche indiretta, quando si troverà in occasione, diciamo, di visite su Torino. Noi siamo veramente molto vicini a Torino, quindi siamo molto assolutamente flessibili su questo. Grazie, grazie mille, era proprio quello che, diciamo, volevo, una pillola di presentazione in modo da poter capire meglio la realtà. Sicuramente quando sarà in zona, con grande piacere proverò a venirvi a trovare. Passiamo alla Danisi Engineering SRL, quindi do la parola all'ingegner Giacomo Danisi, che è accompagnato anche lui da una neoassunta laureanda, dottoressa Valentina Abate. Ecco, e poi, ecco, ritorniamo sempre all'ingegnere per una mini presentazione della sua realtà. Prego. Buongiorno a tutti, saluto l'onorevole Tofalo innanzitutto e ringrazio il Politecnico di Torino nelle persone del professor Velardocchia soprattutto e del professor Cognati per averci coinvolto in questa iniziativa. Al tempo stesso ringrazio e saluto il generale Cuoci per l'ospitalità, il generale Giovannini, che è già stato annoiato da me precedentemente in un'altra occasione, quindi adesso approfitto per annoiarlo nuovamente. Noi, al contrario di Aris, siamo dei novellini, siamo degli esordienti dell'ambiente militare, nel senso che l'azienda è nata 25 anni fa qui a Torino,
Adesso si è distribuita sia sul territorio nazionale che all'estero, abbiamo una sede a Modena, una a Firenze e una in Cina, una a Shanghai. E ci siamo sempre occupati di automobile. Siamo partiti da una competenza legata, come dicevo noi, a tutto quello che non si vede nell'automobile, quindi non alla carrozzeria ma alla parte di pianale, sospensioni, motore, integrazione del veicolo. E abbiamo sviluppato sempre di più la capacità di integrazione, ovvero sia una competenza che consente di mettere insieme tutti i complessi sottosistemi che costituiscono un veicolo moderno. Quindi diciamo che oggi, come oggi, l'automobile è fatta dall'insieme di tanti sottosistemi, molti dei quali forniti da aziende più grosse ancora dei costruttori automobilistici, che forniscono sistemi come possono essere Bosch, Continental, ThyssenKrupp e compagnia cantando, e poi ci sono le esigenze di prodotto della casa automobilistica. Diciamo che noi siamo in grado di sposare le esigenze di prodotto, la descrizione di prodotto del cliente con la declinazione appunto dei sottosistemi, delle loro prestazioni e via di seguito. Nello sviluppare queste capacità, negli ultimi 10 anni abbiamo spinto moltissimo sulla creazione di metodologie specifiche che consentano di rendere più rapido lo sviluppo e di anticipare tutta una serie di test che altrimenti una volta si facevano soltanto con i prototipi. Quindi diciamo che abbiamo spinto molto nel campo della simulazione. Peraltro l'azienda ha una storia più che ventennale nel campo della simulazione. Io vengo dal centro di ricerche Fiat, dove ci occupavamo di simulazione, e il nostro direttore tecnico è stato il progettista e il gestore per tanti anni del primo simulatore in Formula 1 realizzato, che è quello della gestione sportiva Ferrari, e abbiamo realizzato e integrato simulatori per diverse case automobilistiche, fra cui anche l'ultimo laboratorio che è inaugurato lo scorso anno, Maserati a Modena, che è fatto un po' a immagine e somiglianza del nostro laboratorio di Torino, peraltro, che è venuto prima. E quindi in quest'ambito, avendo sviluppato queste competenze, il professor Velardocchia, con cui collaboravamo già in campo civile sulla parte automobilistica, con cui ci conosciamo comunque da 20 anni, e forse di più, ha pensato che fosse interessante la declinazione di queste metodologie in ambito sviluppo di veicoli militari. Quindi diciamo che il nostro coinvolgimento sta cominciando, non è ancora cominciato, non mi sento di dirlo, sta cominciando così. Allora, vabbè, vediamo il video, che così può dare un'idea, e poi andiamo avanti su quello. Allora, questo video qui è stato realizzato all'interno dei nostri laboratori della sede qui di Torino, e dove abbiamo diciamo sviluppato tutte le nostre metodologie di simulazione. Quindi abbiamo, diciamo, 2 simulatori in scala 1-1, quindi dove il driver può guidare, con 2 finalità diverse, collegati poi a dei banchi esterni di tipo diverso. Però fondamentalmente quello che è il nostro obiettivo è quello di sia anticipare la possibilità di eseguire dei test, sia di creare nuove metodologie di progettazione attraverso l'uso spinto della simulazione anche hardware in the loop. Quindi diciamo che stiamo spingendo verso un ambiente di simulazione ibrido, che non è solo di simulazione, è una parte di sperimentazione reale, quindi abbiamo dei reali oggetti che possono essere centraline, sottosistemi, attuatori e via di seguito,
a cui ci interfacciamo con una serie di sistemi invece simulati. Questo consente di, ripeto, anticipare la sperimentazione, ma anche di utilizzare delle metodologie che se si lavora in un ambito totalmente fisico non è possibile adottare. Cioè, oggi come oggi la complicazione di questi sistemi è tale che bisogna fare ricorso a delle metodologie di testing automatico e ottimizzate, soprattutto per la parte di scrematura iniziale delle soluzioni. Perché queste cose non è possibile farle totalmente in fisico. Per quanto riguarda l'ambiente militare, alla fine riteniamo che almeno come primo approccio ci si possa muovere su due argomenti principali. Uno è quello di declinare le metodologie che utilizziamo con successo nello sviluppo dei veicoli civili, nello sviluppo dei veicoli militari. Quindi si parte da tutta la parte iniziale di impostazione delle architetture per arrivare poi appunto all'integrazione dei sottosistemi e alla sperimentazione anticipata di soluzioni i cui prototipi saranno disponibili un domani, o addirittura alla possibilità di risparmiare dei soldi capendo in virtuale che una soluzione non è attuabile. E quindi diciamo che c'è il filone dello sviluppo dei veicoli. Un altro filone molto importante è il filone addestrativo, ovvero sia lo sviluppo di metodologie di simulazione che possano consentire l'addestramento degli equipaggi in condizioni di simulazione molto immersiva, ma al tempo stesso senza l'utilizzo dei veicoli che, come tutti sappiamo, hanno un costo elevatissimo di esercizio, mentre invece l'attività svolta in ambiente simulato è molto più, tra virgolette, economica e consente anche di sviluppare le attività in tempi molto più brevi, perché posso spostarmi da una pista all'altra o da una condizione operativa all'altra spingendo un pulsante senza dover spostare tutti i veicoli, il personale e via di seguito. Mi ha fatto molto piacere che il generale Cuoci abbia citato l'importanza dell'intelligenza artificiale nello sviluppo degli armamenti e dei veicoli del futuro. Questo mi dà uno spunto che non avevo inserito nella presentazione, devo dire, perché noi stiamo lavorando in maniera massiccia con il mondo dell'industria automobilistica per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel controllo dei sistemi veicolo. Quindi abbiamo un'esperienza anche consolidata in questo momento. E su alcune specifiche attività siamo anche allo stato dell'arte, forniamo routine, software anche a case automobilistiche tedesche. Quindi diciamo che i due filoni grossi sono comunque lo sviluppo dei veicoli, a questo punto con l'integrazione dell'intelligenza artificiale, e diciamo lo sviluppo degli equipaggi, quindi l'addestramento. Il rapporto col Politecnico in questo caso è molto stretto, perché il veicolo militare rispetto al veicolo civile ha la particolarità di muoversi molto spesso o quasi esclusivamente su terreni non preparati, e la modellazione del pneumatico per l'interazione, per la simulazione dell'interazione tra il pneumatico e un terreno non preparato è molto diversa rispetto alla modellazione del pneumatico per l'utilizzo su terreni preparati, quindi su asfalto o comunque su strada. In questo stiamo facendo attività molto avanzate col Politecnico, e devo dire che anche lì siamo abbastanza allo stato dell'arte a livello mondiale, perché mentre lo sviluppo del modello di pneumatico stradale è ormai avanzatissimo, e qui senza falsa modestia anche qui a livello mondiale abbiamo dato un supporto e un apporto a questa scienza abbastanza riconosciuto e raffinato. Nel campo invece del pneumatico che si muove su terreno non preparato siamo molto più indietro, e col Politecnico stiamo cercando di coprire quest'area di ignoranza. Per finire, non so se onorevole vuole
fare due chiacchiere con la dottoressa e poi passiamo a una rapidissima presentazione dell'azienda dal punto di vista dimensionale, o la faccio adesso e poi chiudiamo con la dottoressa? Mi dica sì, lei. Sì, come preferisce. Magari chiudiamo adesso con lei e poi vorrei sì, parlare anche. Prego. Dunque, parlando dell'azienda, siamo un'azienda alla fine di dimensioni molto simili a quelle dell'Aris. Siamo un centinaio di persone, fatturiamo, anche noi abbiamo un fatturato che oscilla perché anche noi lavoriamo su commessa, comunque fra i 10 e i 12 milioni di euro all'anno. Siamo un'azienda di discrete dimensioni nel campo della fornitura di servizi di ingegneria, perché il nostro fatturato è totalmente composto da fornitura di servizi, che a volte sono anche servizi, tra virgolette, fisici, cioè prototipi, però non abbiamo una produzione. Come dicevo, abbiamo la sede principale, che è dove l'azienda è nata, a Torino, e poi abbiamo una sede a Modena, che negli ultimi anni è diventata molto vivace, dove abbiamo quasi la metà del personale oggi, e una sede a Firenze, che nasce come spin-off dell'Università di Firenze, su un gruppo di controllisti e di ingegneri meccatronici, e che poi si è sviluppata negli anni successivi con oggi una dozzina di persone e un contributo al nostro fatturato nell'intorno del milione qualcosa di euro. Abbiamo da poco aperto una sede in Cina, perché in Cina facciamo circa il 30% del nostro fatturato, che finora è stato gestito dall'Italia, ma adesso, se vogliamo crescere ancora, dobbiamo essere in grado di gestirlo localmente. E il 65% abbondante, quasi il 70% dei nostri dipendenti sono laureati, quasi tutti in ingegneria, e quindi il rapporto col Politecnico anche in questo caso è molto importante, per quanto comunque abbiamo adesso buoni rapporti, se non eccellenti, anche con l'Università di Modena e Reggio Emilia, col Politecnico di Milano e con la Sapienza di Roma. Però diciamo che lo zoccolo duro iniziale è tutto di laureati del Politecnico di Torino, perché qui siamo nati. Ecco. Grazie, grazie, perfetto. E adesso cederei la parola alla dottoressa Valentina Abate, anche lei neoassunta, e se ho capito bene, laureanda. No, non è neoassunta perché si deve laureare, però sta già lavorando da noi da un po' di tempo. Ok, ok, ok. Prego. Buongiorno, mi sentite? Ok. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare il professor Velardocchi e l'ingegner Danisi per avermi permesso di essere qui oggi, e anche il generale e il tenente per questa disponibilità. Allora, dunque, io, come già anticipato, sono una studentessa laureanda del Politecnico di Torino. E nel mese di febbraio ho potuto cominciare la mia attività in Danisi, principalmente un'attività di tirocinio più tesi, dunque mi sto occupando, allora inizialmente ho potuto studiare e quindi approfondire la conoscenza di un software di simulazione che serve per la creazione di scenari in 3D che sono alla base delle tecniche ADAS, quindi di tutti i sistemi di guida autonoma. E poi successivamente mi sono soffermata sulla creazione di due logiche di controllo per la realizzazione di due manovre, che sono appunto il mantenimento della corsia e la manovra del sorpasso. E infine ho potuto fare in modo che questi due ambienti simulativi comunicassero tra di loro tramite dei protocolli di comunicazione. Che sostanzialmente questa è stata la mia attività che ho svolto all'interno della Danisi Engineering. Allora, a mio avviso, questa possibilità che ci viene offerta appunto dal Politecnico e anche da queste aziende di piccole e medie dimensioni sono fondamentali per noi studenti, perché appunto ci permettono di andare a completare la solida base teorica che ci viene data dall'università e integrarla con la capacità di riuscire a risolvere molti dei problemi che comunque possiamo affrontare ogni giorno, perché poi è alla base della nostra attività da ingegneri appunto.
In Danisi, come diceva l'ingegnere appunto, è una realtà piccola ma formata da persone innanzitutto diciamo giovani che però sono molto preparate a livello tecnico e quindi riescono a dare una solida formazione a noi studenti. Diciamo che questa è stata la mia attività e diciamo che la consiglierei anche a tutti gli studenti futuri. Grazie per l'ascolto. Grazie, grazie a te Valentina. Io mi permetto, datemi del tuo anche voi, lo dico con grande sincerità, perché quando ascolto i giovani, giovanissimi, soprattutto poi tecnici, ingegneri, mi viene un brivido al cuore, perché ricordo ecco, quanto fa. Io ho lavorato circa 6 anni tra azienda, libera professione, proprio su progettualità, come dire, d'altro genere. Ricordo, per esempio, di aver progettato una volta, me la vidi proprio dura, io sono ingegnere geotecnico, diciamo strutturale, civile, e dovevo progettare gli attacchi di un'antenna su un mezzo blindato e dare quindi poi gli scarichi, le forze al progettista elettronico, elettrotecnico, affinché quando il mezzo blindato sparava il colpo non si andava in dissonanza e quindi non si perdeva il segnale della frequenza. Quindi queste cose qui, mi ricordo quante notti ho sbattuto su queste cose, per cui mi emoziono sempre. Il consiglio che ho dato a Vito, do a te, nel senso che quando poi io all'epoca non avevo la completa visione di quella che era il sistema paese, per magari o per distrazione mia o per ovvi motivi, però ecco quello che mi sento di dire a voi, di dire a te, a voi, di tenere ben presente, ecco, che l'attività che fate quotidianamente non è solo poi un lavoro a sé stante in ufficio, in un'azienda X, ma siete voi, come dire, persone importanti per il paese, che prestate una vostra professionalità, un vostro servizio ad un'azienda importante e strategica per, ecco, un contesto molto, molto più ampio, con relazioni universitarie, ministeriali, quindi questo è quello che dobbiamo tenere in mente, con la bandiera è una, e lavorare poi in quest'ottica. Grazie, grazie mille. E adesso c'è il contributo finale del professor Marco Gilli. Abbiamo un video che adesso la regia manderà, addetto scientifico all'ambasciata in Italia a Washington. Buona giornata, un saluto da Washington. Vedete sullo sfondo virtuale la nostra sede, la nostra ambasciata, e innanzitutto un graditissimo ringraziamento all'onorevole sottosegretario Tofano per il suo invito, al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, al generale Farina, al direttore generale degli armamenti terrestri, il generale Giovannini, al comandante della scuola d'applicazione, il generale Cuoci, ovviamente ai carissimi amici del Politecnico, Stefano Corniati, Mauro Velardocchia. Mi fa molto piacere essere presente, anche se solo virtualmente, presso la scuola d'applicazione, che mi ha visto docente per molti anni, insomma un ambiente dove mi sono sempre trovato molto molto bene. Io attualmente svolgo le funzioni di addetto consigliere scientifico presso la nostra ambasciata di Washington, ed è questo il motivo per cui vi sto parlando. Io comincerei subito da un dato recente, l'assegnazione dei premi Nobel, che ha visto nuovamente gli Stati Uniti prevalere rispetto a tutti gli altri paesi, nella fisica, nella chimica, nell'economia, nella medicina, anche nella letteratura quest'anno. Se pensiamo all'Italia, l'ultimo premio Nobel che abbiamo avuto in Italia di carattere scientifico è stato quello attribuito alla nostra grande Rita Levi-Montalcini nel 1986. Nel 97 abbiamo avuto il premio Nobel per la letteratura di Dario Fo. Allora, quali sono le differenze tra Italia e Stati Uniti in termini di ricerca e sviluppo? Beh, sono tante, ma cercando di sintetizzare, innanzitutto vi sono in termini di investimenti. Gli investimenti globali in ricerca e sviluppo negli Stati Uniti sono circa il 2,8% del PIL, in Italia l'1,4%. Nei paesi OCSE sono intorno al 2,4%, la media dell'Unione Europea è circa il 2%. Pensate che gli Stati Uniti investono 550 miliardi di dollari
in ricerca e sviluppo ogni anno. Il nostro GDP, tanto per dirlo, è circa 2.000 miliardi di dollari, quello degli Stati Uniti è poco più di 20.000, 10 volte tanto, miliardi di dollari. Gli Stati Uniti investono molto in ricerca di base. Se in termini di investimenti in ricerca e sviluppo la Cina sta quasi raggiungendo gli Stati Uniti, in termini di ricerca di base gli Stati Uniti mantengono ancora una decisa prevalenza. Il risultato di tutto questo è che gli Stati Uniti hanno un numero di ricercatori ogni 1.000 impiegati intorno a 9-10 e l'Italia ne ha 6. Tra l'altro la media OCSE è simile a quella degli Stati Uniti, intorno a 9-10. L'Italia però è un paese con degli ottimi ricercatori. Se andiamo a vedere il 10% delle pubblicazioni più citate, beh, scopriamo che l'Italia è al quarto o quinto posto al mondo. Prima certamente ci sono USA, Cina e UK, in molti ambiti c'è la Germania, ma poi c'è subito l'Italia. Questo vuol dire che noi abbiamo degli ottimi ricercatori, bravissimi, singolarmente, ma purtroppo ne abbiamo meno. È come se giocassimo una partita con un terzo dei giocatori in meno. Ne abbiamo 6 a fronte di 9 degli altri paesi ogni 1.000 impiegati. Ed è chiaro che è difficile giocare una partita così. Ma c'è di più. L'Italia ha una carenza non solo di risorse umane, ma anche di infrastrutture di ricerca, perché le infrastrutture di ricerca si costituiscono sulla base di investimenti pluriennali che nel nostro paese sono in parte mancati. E poi ha una certa parcellizzazione dell'attività di ricerca, che aggrava ovviamente questa situazione. Io cito sempre il fatto che in Italia ci sono un certo numero di università, abbastanza vicino alla 70-80. Se andiamo a prendere la California, che più o meno ha lo stesso GDP dell'Italia, ebbene, il numero di università di ricerca sono 10, almeno quelle pubbliche, poi ce ne sono 2 o 3 private. Allora l'Italia ha bisogno, per essere competitiva, di creare strutture che sappiano essere dotate di risorse umane e di infrastrutturali adeguate. Ecco, questo è un po' lo sforzo che noi stiamo facendo presso l'ambasciata di Washington, cercando di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica. E sono particolarmente contento perché questo è anche lo sforzo che fa l'Italian Open Lab, uno sforzo che sta cercando di mettere insieme, di fare sinergia tra i vari attori della ricerca. Gli attori accademici, gli attori industriali e gli attori istituzionali, che sono particolarmente importanti. Qua negli Stati Uniti ci sono moltissime agenzie federali, l'NSF, eccetera, ma insomma la gran parte, una grandissima parte delle risorse sta nel Dipartimento della Difesa. Ecco. Poi abbiamo il Dipartimento dell'Energia, abbiamo l'ENIAC, che è il centro che sta in questo momento sulla frontiera per quanto riguarda il contrasto della pandemia, lo sviluppo di cure e lo sviluppo dei vaccini e tante altre. Di cosa ci occupiamo qua? Di quali ambiti ci occupiamo? Ne abbiamo una serie di filoni che fanno parte di un accordo bilaterale che si sta rinnovando da moltissimi anni tra Italia e Stati Uniti. I filoni sono 4, io ne parlerò essenzialmente di uno. Il filone delle scienze della vita e della salute, potete immaginare quanto sia importante, il filone della fisica e dell'astrofisica, dove il nostro paese ha sempre dato dei contributi fondamentali, il settore dei disastri naturali, pensate all'importanza che ha, e poi il settore più generale dell'ICT e del sistema industriale. O, se volete, il settore delle nuove tecnologie, che sono quelle di cui io mi occupo più direttamente. E il settore dove noi assisteremo a una grandissima competizione tra Cina e Stati Uniti nei prossimi anni. La competizione tecnologica sarà il tema dei prossimi anni. Alla base di tutto questo sta ovviamente il tema della digitalizzazione, che vuol dire essenzialmente big data, grandissime quantità di dati che saranno rese disponibili
da un numero elevatissimo di oggetti connessi, cosiddetto IoT, grandi capacità computazionali che non sono solo il cloud, ma saranno anche le nuove architetture e in particolare le tecnologie quantistiche, il quantum computing. Alcuni degli investimenti incredibili che si stanno facendo qua in ricerca di base negli Stati Uniti sono proprio sulle tecnologie quantistiche, che avranno una portata rivoluzionaria. No? Dopo la rivoluzione elettronica avremo la rivoluzione quantistica. E poi le nuove tecniche di analisi, il machine learning, l'intelligenza artificiale, che è un'altra frontiera. Non per niente l'NSF ha creato 5 istituti nazionali di intelligenza artificiale e ha lanciato degli istituti di quantum computing. Tra l'altro fa piacere che anche l'Italia realizzerà un istituto nazionale dove metterà insieme risorse umane e risorse infrastrutturali, e fa piacere insomma che sia proprio a Torino. I filoni di cui ci occuperemo oltre all'ICT sono il filone energetico, pensate a tutto il tema della transizione energetica, il filone dei veicoli autonomi ed elettrici e in generale dei sistemi autonomi, e poi il filone della manifattura avanzata, che sono tutti i settori dove l'Italia è assolutamente competitiva. Che cosa cerchiamo di fare? E cerchiamo di creare dei cluster, io li chiamo così, scientifici e tecnologici, che mettono insieme i più prestigiosi centri di ricerca americani, le più prestigiose università, e insomma abbiamo nel gruppo Stanford, Berkeley, MIT e anche alcune altre, le università italiane, possibilmente nella forma più aggregata possibile. Ci siamo riferiti e ci riferiamo ai centri di competenza creati attraverso l'Industria 4.0, il piano nazionale Industria 4.0, che hanno il vantaggio di aggregare, di mettere insieme centri di ricerca, università, imprese, istituzioni pubbliche e private, e poi ovviamente le imprese. Le grandi imprese italiane e americane attive nei due paesi e anche quelle che sono negli Stati Uniti e che noi vogliamo cercare di attrarre in Italia, i big tech, ecco, che soprattutto nel settore dell'ICT. E poi le nostre imprese, Enel, Eni, FCA, anche General Motors, che non è più in Italia, ma con cui continuiamo a collaborare e continua ad avere grandi partner accademici italiani. In questi cluster cerchiamo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, quindi l'attività di ricerca, possibilmente congiunta, possibilmente in laboratori congiunti, anche se insomma questa cosa è stata ovviamente rallentata dalla pandemia. Cerchiamo di promuovere attività formativa congiunta. Questa invece è stata accelerata dalla pandemia, perché con la didattica a distanza oggi si pensano e già si stanno realizzando iniziative formative congiunte tra università americane e università italiane che prima erano molto più difficili nei settori tecnologici emergenti. E qui penso che un contributo lo possiamo dare. Conosco bene il master sui veicoli terrestri e qui ovviamente ci sono grandi competenze, soprattutto nel settore elettrico e nel settore autonomo, e credo che potrebbero essere messe in sinergia queste competenze. Poi ovviamente cerchiamo anche di favorire e promuovere le nostre start-up, facendole affacciare al mercato americano e possibilmente facendo in modo che mantengano un branch in Italia, e cerchiamo di promuovere le condizioni per cui si possano attrarre investimenti nel nostro paese, investimenti di alta tecnologia. Alcuni negli ultimi mesi ci sono stati, e anche per attrarre nel nostro paese personale e ricercatori di talento, e stiamo collaborando sul piano nazionale della ricerca in questa direzione. Insomma, complessivamente stiamo cercando di operare per favorire il più possibile le collaborazioni tra istituzioni italiane con la sufficiente massa critica, dotate, ripeto, della sufficiente massa di infrastrutture di ricerca e di risorse umane, e adeguatamente da questo fronte, sull'altro fronte dell'Atlantico, le istituzioni USA.
Va da sé che siamo pienamente aperti alla collaborazione con voi, alla collaborazione con la difesa, anche perché qui noi abbiamo un ufficio dell'addetto alla difesa con cui normalmente collaboriamo, perché qua negli Stati Uniti, come ben sapete, una grande parte delle iniziative di alto livello tecnologico sono proprio finanziate dal Dipartimento della Difesa. Siamo a disposizione, ho cercato di farvi un quadro complessivo, e siamo a disposizione ovviamente a cercare insieme di comprendere quali sono le linee in cui il nostro sistema dell'ambasciata, con ovviamente il sistema tecnologico e scientifico avanzato cui noi ci affacciamo, questo sistema può essere di supporto ed aiuto alle vostre iniziative e anche a questo lab, che per le sue caratteristiche mi sembra molto interessante e molto promettente. Io vi ringrazio ancora, mi scuso di non essere con voi come veramente mi sarebbe piaciuto, e vi auguro ancora una buona giornata. Ringrazio il professor Marco Gili per il notevolissimo contributo. Siamo arrivati a conclusione di questo consesso e voglio ringraziare tutti gli intervenuti, che sintetizzo nel ringraziamento al Politecnico di Torino e all'Esercito Italiano. Restiamo in contatto, restiamo a dialogare. Io pensavo già a un altro tema, in particolare mi rivolgo al Politecnico di Torino e quindi al professor Corniate, al professor Verladocchia, tutto il dossier riguardante, diciamo, i brevetti, gli incubatori e quindi la ricerca universitaria. Anche questo è un tema che abbiamo affrontato più volte con altre università e credo che meriti una particolare attenzione, magari anche spiegare proprio ai giovanissimi che chi ha l'idea poi non è per forza colui che ha gli strumenti per costruirla e poi metterla, ecco, sul mercato internazionale, quindi c'è la necessità di più figure. Anche questo devo dire che sto riscontrando una comparazione con altri paesi esteri. Non faccio l'esempio della Silicon Valley, che sarebbe banale, però ecco, manca forse in Italia anche un po' questa cultura. Ci sono delle nicchie migliorative, ovviamente ci sono università che sono notevolmente più avanti, altre un po' meno, però ecco, nella sinergia tra la pubblica amministrazione, quello che abbiamo riscontrato è che spesso si percorre una ricerca, magari si arriva anche al 99%, poi resta lì e poi magari altri paesi vengono anche a prendersela. Ecco, quindi magari lo metto così sul tavolo per un prossimo, dando stimolo ad un prossimo incontro. Io chiuderei qui, siamo stati 2 ore a, come dire, insieme in questa giornata. Ringrazio tutti, se c'è qualcuno, non so, che vuole intervenire per un commento finale, un saluto, cederei la parola, altrimenti la chiudiamo qui. Sottosegretario, solo un ringraziamento da parte di tutto l'Ateneo per questa giornata insieme, ed è stata oltre che interessante anche piacevole, e quindi l'aspettiamo poi a Torino in modo tale da poi approfondire ancora più queste tematiche che oggi abbiamo dibattuto insieme. Grazie ancora dell'organizzazione di questo evento, grazie anche a tutti i rappresentanti dell'esercito e proseguiamo così. Grazie. Ok, buon lavoro a tutti e grazie. Buona giornata a tutti. Sì, sottosegretario, anche da parte nostra, da Torino, un saluto corale da tutti coloro che sono intervenuti su questa sede. Grazie di questa opportunità e di averci dato anche la possibilità di far conoscere un pezzo del nostro mondo, dei rispettivi mondi a cui apparteniamo. L'aspettiamo a Torino e la sua visita è solo rinviata e quindi speriamo di averla presto per poi farle toccare con mano questa realtà, le nostre realtà. Grazie. Spero di venire davvero presto. Poi ecco, chiudo dicendo che tutto il materiale sarà sistemato, ordinato, reso poi fruibile anche ad un pubblico più vasto, ovviamente ben impacchettato, per ecco, diffondere quella che poi è la diffusione della cultura della sicurezza e della difesa. Di nuovo grazie a tutti, buona giornata e arrivederci.